Dire no alla guerra è dire no alla forma più esasperata di violenza strutturale. Rifiutiamo la guerra in quanto massima espressione nei rapporti di dominio che distruggono le esistenze umane, le nostre esistenze, con differenze determinate da gerarchie sessiste, classiste e razziste. Scegliamo di collocarci oltre la narrazione interventista e ipersemplificata della guerra in Ucraina, che ci vuole costrette a schierarci da una parte o dall'altra, di due potenze imperialiste e in contraddizione con l'affermazione del loro potere. Abbiamo il privilegio di non stare sotto le bombe e di decidere con chi vuole incirciare. Sappiamo che non saremo confusi nella sua violenza di Stato, fondata su parole quali casa, patria e famiglia. Non crederemo nemmeno alla favola della NATO, dell'esportazione della democrazia attraverso la corsa agli armamenti. Paola, che anche oggi hanno voluto regalarci invitando l'ex generale proprio qui in questione dell'economia. Non accetteremo di stare nemmeno con l'Ucraina e i Zelensky, che utilizza il nazionalismo come strumento di oppressione e discriminazione. Non sosterremo l'aumento della spesa bellica a discapito dell'accessibilità al welfare, firmato Unione Europea e Italia. Noi siamo al fianco dei popoli, con i corpi che sopravvivono. Siamo con le donne, con le soggettività e LGBT, i cui corpi diventano territorio di conflitto militare e sono invasi attraverso lo stupro. Siamo con le rifugiate, vittime di violenza sessuale, Ucraina, qui in Polonia, che mi ha negato il diritto alla morte. Con le donne trans, oggetto di violenza poliziesca, alle frontiere dove vengono interrogate, molestate, respinte, a causa dei loro documenti anagraficamente maschili. Siamo con le persone disabili, con le persone povere, con chi ovunque nel mondo manifesta contro la guerra e si auto-organizza dal basso. Siamo con chi migra, qualsiasi sia il conflitto e il territorio da cui sta fuggendo. Ci opponiamo alla narrazione eccezionalista di un'Europa che scopre la disumanità della guerra solo quando accade sotto la sua sotto il suo naso e quando le migranti sono bianche e cristiane. Siamo qua perché vogliamo la pace, ma vogliamo ribaltare il concetto di pace dominante, quindi di una pace che garantisce un status quo capitalista e neoliberista, fondato su gerarchie e pratiche di oppressione sistemica. Immaginiamo una pace non solo come assenza di conflitti mentali, perché c'è una guerra costante che si combatte sui campi marginalizzati, precari, poveri, queer, e anch'essa danneggia, uccide e costringe a migrare. Noi chiamiamo pace il benessere collettivo e una vita libera e dignitosa per tutte e tutti.